Sicuramente il risultato non è piacevole da parte nostra. Noi purtroppo non abbiamo espresso il nostro gioco. Io ho una squadra molto giovane. L'ho visto. E spesso e volentieri certe giocate, certe determinazioni ti fanno fare queste prestazioni che sicuramente non è stata delle migliori. Cioè lei di che cosa incolpa la sua squadra? Cioè che di non essersi espressa nel gioco d'attacco a centrocampo? Qual è la critica che fa? Per quello che riguarda il discorso del gioco non abbiamo costruito niente nel senso personale, nel senso io non sto guardando le occasioni che ci abbiamo da gol. Però stiamo lavorando molto su quello che riguarda il discorso del fraseggio della palla. Bene, il primo tempo non eravate andati proprio male. Infatti il primo tempo è una partita 0-0 e ci poteva anche stare. La partita era difficile perché soprattutto sotto l'aspetto psicologico e di approccio alla gara. Abbiamo sotto quell'aspetto lì, avevo chiesto una prova di carattere, una prova d'orgoglio, i ragazzi hanno dimostrato che hanno lo spirito per venire fuori da questa situazione. Poi per quanto riguarda le altre cose, l'organizzazione di gioco, l'aspetto tattico, noi vedremo di fare molto meglio, perché oggi sinceramente abbiamo fatto un buon risultato, non siamo stati belli ma siamo stati efficaci, però l'obiettivo era questo e quindi da qui dobbiamo partire. Io non voglio esagerare nei complimenti, ma a me è sembrato un secondo tempo bello, almeno per come lo standard delle partite finora viste alle Viareggi. Ma sì, però noi non è che ci dobbiamo accontentare, noi dobbiamo cercare di limitare al massimo gli errori, perché poi il calcio è fatto di episodi, quindi può succedere anche che giochi come prepari la gara, poi un episodio ti condanna. Oggi abbiamo fatto secondo me con lo spirito giusto, con dei momenti in cui non eravamo proprio ordinati, però io ho il compito di sistemare queste situazioni.